Abruzzo Destination Wedding 2022, abbiamo anche dei buyer che sono in Italia, sebbene si dedichino a mercati che sono anche non vicinissimi a noi, né dal punto di vista geografico né dal punto di vista culturale. Tu nello specifico, Angela Salzano, benvenuta a proposito, di quali zone ti occupi prevalentemente? Allora, io sono sede in UK, a Londra in particolarmente, e soprattutto mi occupo del destination wedding, quindi porto clienti da UK oppure dal nord Europa in Italia e a Malta. Come ti stai trovando in questa prima edizione di Abruzzo Destination Wedding? Guarda, molto bene, sono contenta di aver scoperto un territorio nuovo perché è la prima volta che mi trovo a Pescara. Quindi non conoscevo tante realtà diverse ed è molto interessante soprattutto creare nuovi progetti. Naturalmente. Allora, una cosa che ho visto nel vostro ambito varia, con delle variazioni a volte anche vistose, è il numero di invitati, che solitamente un matrimonio di persone che vengono da fuori coinvolgono. Cioè, si può andare dai micro event a cose molto più estese. Generalmente nella tua esperienza, da questo punto di vista, come funziona? Cioè, quali sono i numeri mediamente? Dipende dalla cultura, da dove vengono, qual è la loro famiglia, quindi possiamo partire da 2-4 persone a un gruppo più elevato, a 150-200 ospiti. Tutto sempre dipende dal loro background, da dove vengono e da dove viene la propria famiglia. E, senti, per quello che ho potuto sapere del vostro campo lavorativo, vedo che il matrimonio è certamente l'aspetto preponderante, ma qualcuno apre, diciamo, il ciclo dei festeggiamenti già dall'engagement. Ci sono persone che fanno proprio il fidanzamento, per dire. Sì, io infatti sono specializzata in proposal. Ah, vedi. Il caso vuole, infatti, con tantissimi fornitori attuali che ci sono in questo evento, sto cercando di creare proprio nuovi, chiamiamoli, pacchetti da proporre al cliente per far conoscere il territorio, perché a differenza di un wedding day, di solito partiamo dai 6 mesi, quello proprio last minute, a quello che è un anno e mezzo prima. La proposta di matrimonio avviene con una prenotazione molto rapida, quindi dici: ok, vengo in Italia e quindi cosa possiamo fare, in che zona giri? In questo caso analizziamo il percorso ed ok, vi fermate in Abruzzo, noi possiamo proporvi questa esperienza, perché alla fine la proposta di matrimonio è un'esperienza che loro vivono in Italia. Allora, approfitto di tutta la tua conoscenza nel campo per provare a immaginare l'Abruzzo come scenario di un'altra cosa che mi ha incuriosito molto, che riguarda il concetto di destination wedding. Mi ha molto incuriosito leggere di adventure wedding. E sai che l'Abruzzo ha una natura davvero importante, sia dal punto di vista paesaggistico che da qualunque altro aspetto, diciamo. Che cosa mi racconti di adventure wedding? Hai sentito parlare, hai avuto già richieste in questo senso? Allora, come matrimonio organizzato, no. Più che altro ho avuto richieste per le proposte, quindi proposte in luoghi particolari, anche in posti un po' rocciosi. Esatto, che si arrampicano. Perché l'Abruzzo è ricco di questo. Sì, per esempio, una delle tante esperienze che ho fatto, purtroppo non in Abruzzo, ma in un'altra zona d'Italia, è stata proprio la proposta in aria, quindi volando quasi, da un posto all'altro, quindi c'era questo filo d'acciaio che si spostavano, e al termine di questa esperienza quasi adrenalinica, c'è stata questa proposta. Senti, invece la richiesta più bizzarra che nella tua esperienza hai mai avuto, quando ti hanno chiesto la cosa più strana in assoluto? Guarda, non le definisco bizzarre, le definisco sempre esperienze. Molti che mi chiedono l'esperienza romana, quindi e io la vado in terrore, conoscendo le strade romane, il giro in Vespa, quindi sono terrorizzata, oppure il passaggio nelle rocce, quindi rafting. Sì, il rafting è più da gruppo, quindi quando ci sono più familiari, però sì, sono quelle che sono un po' più particolari come situazione. Gestire più persone durante una proposta di matrimonio diventa veramente difficile. Ok, ma lì viene fuori l'arte e il mestiere, insomma, la vostra esperienza. Angela Salzano, grazie per questo intervento, ti lascio lavorare e poi ci rivedremo nei prossimi giorni quando saremo on the road. Perfetto, non vedo l'ora di vedere tutte le strutture che abbiamo conosciuto oggi e soprattutto vedere comunque questa zona. Buon lavoro e a presto. Grazie.